Ecco, siamo qui all'ingresso dell'Accademia Shenqi Quantai di Vercelli. Ci sono gli allievi, vedete che tengono i distanziamenti perché stiamo ovviamente rispettando la normativa del Covid, del Covid-19, c'è l'igienizzazione, l'autocertificazione e la presa anche della temperatura. E dopo 6 mesi di lockdown, voglio ricordare che noi siamo stati la prima società sportiva che ha chiuso i battenti esattamente a fine febbraio, quando si temeva appunto quello che poi purtroppo è successo, ma adesso dopo tutto il periodo del lockdown siamo a riaprire e a ridare questa nuova forza, questa nuova linfa, questa nuova energia positiva per un sano sport di Vercelli, che in realtà sport non solo non è, ma appunto arti marziali cinesi, del Kung Fu e del Tai Chi. Questa è la sera del Kung Fu, al mattino si terrà il Tai Chi ed entriamo proprio qualche minuto prima che cominci la lezione con i maestri e alcuni allievi dentro la sala, noi lo chiamiamo Tao Kwon, il luogo dove si pratica e dove vedete che ci sono già dei fanciulli a distanza che ovviamente stanno aspettando l'inizio della lezione. Questo è il nostro luogo, anche sacro, dove noi pratichiamo tutte le discipline sportive, le discipline di meditazione, le discipline olistiche per quanto riguarda anche i massaggi, ma soprattutto ovviamente le arti marziali cinesi. Questo fra l'altro è il nostro tempio dove ci riuniamo per meditare, però torniamo alla nostra pratica. Noi tutta la settimana alterneremo le lezioni tecniche di Kung Fu, quindi una parte molto dinamica e sportiva, un'arte marziale cinese che arriva proprio dalla Cina e con uno stile che è cino-vietnamita, che ha una parte dinamica per i giovani ma è adatto a tutte le età, c'è una parte anche molto agonistica, quindi una parte sportiva per quanto riguarda i campionati, per quanto riguarda tanti appuntamenti come manifestazioni, e questo è un aspetto estremamente importante per quanto riguarda anche le aspirazioni che possono avere i giovani. Noi, pensate, stavamo preparando persino una squadra per poter partecipare a dei campionati del mondo che si tengono ogni anno a Hong Kong, ma ovviamente la situazione del lockdown ha impedito per ora queste preparazioni. Ma soprattutto la cosa bella è che adesso finalmente a settembre, nelle condizioni di sicurezza, possiamo riaprire e ridare ai giovani questo desiderio di poter praticare. Per quanto riguarda gli orari delle lezioni, noi pratichiamo tutte le settimane. Abbiamo il lunedì mattina verso le 10 di mattina con la lezione di Tai Chi Chuan, l'arte marziale cinese dei cosiddetti stili interni. Poi il martedì e il giovedì dalle 7:30 alle 21 la lezione appunto di Kung Fu cinese, di cui vedete qui le divise dei nostri allievi. E il sabato mattina dalle 10 alle 11:30 sempre lezione di Kung Fu, dove si unisce anche il Wushu e il combat, cioè lo stile di combattimento cosiddetto di punto stop. Poi abbiamo il mercoledì mattina dalle 10 alle 11 la lezione di Qigong, che è la lezione dello studio dell'energia terapeutica interna. Per l'iscrizione ovviamente ci sono 2 lezioni di prova gratuita, basta venire quel quarto d'ora prima per adempiere alle certificazioni, potersi cambiare e poi praticare serenamente all'interno del Tao Kwon seguito da maestri federali. Ecco, sono maestri federali, io sono maestro 6° grado di Kung Fu e di Tai Chi e ci sono altri maestri istruttori federali che sono appunto, hanno superato gli esami e sono qualificati dalla federazione per poter appunto insegnare e trasmettere queste discipline. Teniamo conto che noi aderiamo come ente di promozione sportiva al Centro Sportivo Educativo Nazionale, quindi all'OCSEN, riconosciuto ovviamente dal CONI, e quindi tutte le nostre attività sono riconosciute a livello federale per quanto riguarda il CONI e quindi anche per tutte le procedure di assicurazione e di tesseramento federale annuale che viene fatto per tutti gli atleti. Bene, prima del saluto e dell'inizio dell'attività, ovviamente un bentornati a tutti. Vedete che gli istruttori maestri, secondo le disposizioni federali, tengono durante l'ingresso la mascherina perché rispettiamo le regole, ovviamente, poi saranno tolte durante gli esercizi, solo alcune regole cerchiamo di tenere i distanziamenti durante gli esercizi e quando ci sono tecniche a contatto, che faremo ovviamente anche stasera, ricordarsi sempre, che è un attimo solo il maestro, ricordarsi sempre in rapido, due passi indietro per recuperare la distanza. È obbligatorio. Quindi abituatevi perché questo è obbligatorio. In caso di controllo è obbligatorio mantenere la distanza quando si è tenuta la tecnica e tenuta necessaria. Ok? Bene, saluto e ciao! Ordine sparso,